Pilates, eccoci qua per la prima lezione di Mathwork Pilates per la stagione estiva. Cosa cambia? Cosa cambia? Il Pilates è sempre il Pilates. Vero è che a livello di didattica e di lezione, in questa lezione mi piace inserire qualche esercizio di rinforzo e di rassodamento in più per le parti anche un po' più visibili con il costume, quindi braccia e gambe e glutei. Ok, quindi andiamo già direttamente su questo tema. Cerchiamo comunque di far capire piano piano, di lezione in lezione, che cosa è il Pilates, il Mathwork Pilates, attraverso l'introduzione dei principi di base di questa tecnica, andando quindi con calma su quella che è la respirazione, la posizione neutra, eccetera, eccetera. Ok? Rilassatevi, però state concentrati e soprattutto fate un po' di fatica, perché altrimenti i risultati non si ottengono. Faremo insieme i primi 20 minuti. Per chi vuole fare la lezione completa, può seguire in descrizione le indicazioni per ottenere il link per l'intera lezione. Ha un piccolo costo di sostentamento e niente, facciamo insieme questi primi 20 minuti, poi chi vuole segue l'intera lezione. Fantastico. Allora, mettiamoci giù a terra sul nostro tappetino. Innanzitutto, scusate, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Seconda cosa, molto più importante, mi raccomando, se avete forti mal di schiena, forti dolori articolari a qualcuna delle articolazioni, eccetera, mi raccomando, non fate da soli, diciamo, il vostro piano allenamento, aspettate un attimino, chiedete il parere del vostro fisioterapista, osteopata o medico curante prima di iniziare un'attività motoria. Se per caso durante l'esecuzione degli esercizi, magari anche se si tratta di un livello base, sentite un dolore che si diffonde, cioè che si irradia, un qualcosa insomma che non va, assolutamente, cortesemente fermatevi, ok? Mettiamoci quindi giù a terra. Come vi ho detto, dobbiamo via via, essendo una prima lezione di Mathwork Pilates, introdurre alcuni principi di lavoro, ok, che fanno poi la differenza fra il Pilates e forme più tradizionali di ginnastica, ok? Non ho l'intenzione in questa prima lezione di dirvi tutto, perché sarebbe impossibile, anche perché ci dobbiamo tenere un po' di tempo per lavorare gambe, glutei e braccia, ok? Quindi andiamo sulla posizione naturale della schiena e posizione meglio detta neutra da supini. Cerchiamo di appoggiare bene l'osso sacro a terra, ok? Se occorre fate proprio questo movimento, frizionate l'osso sacro a terra, sentite che in un nanosecondo si riscalda assolutamente l'aria, si sensibilizza e quindi è più facile ancorarsi sul terreno. Dopodiché fate focus sulle ultime costole, se occorre anche qui frizionate con le mani, seguite le ultime costole e dove le ultime costole incontrano il centro della colonna vertebrale cerchiamo di appoggiare questo tratto a terra, ma dovete mantenere un filino d'aria sotto all'area lombare, che non vuol dire essere completamente inarcati, significa percepire il passaggio di aria sotto al tratto lombare. Ok, qualcuno di voi forse per costituzione magari quasi non percepisce, non passa con la mano sotto, però sentite che a livello scheletrico siete un filino inarcati. Questo rispetta quella che è la lordosi fisiologica della nostra colonna vertebrale. Quindi abbiamo appoggiato bene il sacro, abbiamo appoggiato bene il centro della schiena, risaliamo, inevitabilmente il dorso appoggia, le spalle, poi le rilassiamo con qualche esercizio e andiamo ad appoggiare la parte posteriore della testa in modo tale che il nostro sguardo sia esattamente sulla verticale. Che cosa succede? Si crea un altro spazio fra noi e il pavimento, il nostro materassino, decisamente più ampio rispetto a quello lombare. Piccola indicazione per chi soffre di problemi alla cervicale o vi ritrovate in questa posizione dove faticate anche a respirare, mettete un cuscino sotto la testa, sotto al collo, ok? In modo tale da
creare, colmare lo spazio fra diciamo la testa e il pavimento, laddove magari c'è per esempio una forte cifosi che vi allontana la testa dal pavimento. Quindi se siete scomodi o con la testa buttata all'indietro, lo sguardo vi finisce tanto indietro, mettete un cuscino sotto la testa o sotto il collo. Fate focus su questi tre punti: sacro, centro schiena, testa e due spazi liberi, un filo d'aria sotto la lombare e un filo d'aria decisamente più abbondante sotto la cervicale. Chiameremo in un nome neutra questa posizione, neutro da supini. Considerate che è già una posizione attiva. Se voi vi rilassate completamente e passate a questa posizione dove imprimete, non solo toccate, vi accorgete che qualcosa si sveglia all'interno del vostro tronco. Ora sistemiamo rapidamente le scapole e al tempo stesso sciogliamole. Inspirando, mi trascinate le spalle su verso le orecchie, nel fuori l'aria invece andate con le mani come a toccare la punta dei talloni, scusate, con la punta delle dita andate a toccare i talloni. Inspiro, sollevo bene entrambe le spalle verso le orecchie e fuori l'aria allungo. Posso anche idealmente camminare con i polpastrelli verso i piedi. Inspiro, sollevo. E fuori l'aria allungo. Ora fate attenzione che questo movimento, che serve a sciogliere e anche poi a piazzare le spalle, non deve far perdere la vostra posizione neutra alla schiena. Quindi cominciamo già, vedete, a integrare informazioni. Inspiro, sollevo e fuori l'aria allungo. Vi accorgerete di lezione in lezione che nel Pilates praticamente si progredisce perché si integrano sempre di più le informazioni. Magari sono informazioni date proprio alla prima lezione, ma voi lo potete capire magari più avanti, il vostro corpo lo integra più avanti. Ciascuno di noi passerà da un livello base, intermedio, avanzato, definito da quello che è il programma classico del Pilates, ma avrà un miglioramento personale anche all'interno della propria pratica, proprio perché riuscirete a integrare sempre di più le informazioni che vi do. Integrare cosa vuol dire? Quello che vi sto già facendo capire. Cerco per esempio di mantenere la posizione neutra, malgrado questo movimento delle spalle che tenderebbe a farci non pensare per esempio al tratto lombare che si può o completamente inarcare o appiattire. Invece integrare significa nelle varie parti del corpo cercare di mantenere le informazioni che vi do, ok? Ora pensate al contrario, cioè facciamo lavorare le scapole in un altro piano, mettiamo le braccia sulla verticale. Inspiro, tocco il soffitto con la punta delle mani, sento che le scapole si separano. Fuori l'aria, avvicino le scapole dietro la schiena. Ancora, inspiro su. E fuori l'aria avvicino. Anche qui proviamo ad integrare le informazioni di schiena in neutro, quindi tre appoggi, sacro, centro schiena e parte posteriore della testa e movimento delle scapole. Inspiro su e fuori l'aria chiudo dietro. Ancora uno. Inspiro su e fuori l'aria chiudo e abbasso le braccia ai lati del corpo. Fantastico, quindi adesso trasciniamo con noi tutte queste informazioni. Neutro della schiena, scapole, adesso le abbiamo sciolte, ma cerchiamo di mantenerle ben aderenti alla schiena. Pensate che il centro della scapola rimanga proprio ben ancorata a terra, la puntina della scapola giù verso le natiche, le braccia lunghe verso i piedi. Sono già tante informazioni, eh? E vi aggiungo anche quella di premere i palmi delle mani ben aperti e ben forti, anche le dita, non lasciate le mani rilassate, le dita rilassate, premete leggermente in giù. Non esagerate perché altrimenti vi ritrovate con le spalle chiuse in avanti, quel tanto che basta per sentire il lavoro posteriore dei muscoli delle braccia. Ora inspiriamo ed espandiamo prima l'addome e nel fuori l'aria. Prima butto fuori l'aria e sento che rilasso e poi cerco di portare l'ombelico alla colonna. Lo appiccico proprio. Inspiro, espando l'addome. Espiro, porto l'ombelico e lo appiccico alla colonna. Per oggi vedremo solo il percorso
con l'ombelico, ok? Altrimenti per costruire l'intera powerhouse ci vuole del tempo e quindi aspettiamo la prossima lezione. Vi annuncio già che questo lavoro non è completo, ma innanzitutto digeriamo queste informazioni e con la prossima lezione le completiamo, ok? Inspiro, espando l'addome, espiro, porto l'ombelico alla colonna. Attenzione ora, integriamo le informazioni. Inspiro, espando l'addome, verrebbe la tendenza di inarcare tutta la schiena, quindi cercate di mantenere la posizione neutra della schiena mentre respirate con la pancia e fuori l'aria approfondite, portate l'ombelico, pensate di appiccicarlo alla schiena ma senza appiattire la schiena. Questa è la difficoltà, ok? Proviamo di nuovo. Mantengo un filo d'aria, uno spazietto, tengo le braccia qui così vedete. Inspiro, espando un po' l'addome e fuori l'aria avvicino l'ombelico alla colonna senza alterare la posizione neutra della schiena. Inspiro, espando e fuori l'aria avvicino l'ombelico alla colonna. Vi ripeto che questo lavoro è assolutamente solo l'inizio della costruzione della respirazione e della powerhouse, ma per oggi va bene così, ok? Ora mi tenete l'ombelico moderatamente attaccato alla colonna e quando respirate, anziché espandere la pancia, espandete la gabbia toracica. Inspiro, espando la gabbia toracica, immagino in tutte le direzioni, dietro, di lato e avanti. Fuori l'aria, cerco di tenere il torace aperto e di avvicinare l'ombelico alla colonna, senza perdere la posizione neutra della schiena. Inspiro, espando la gabbia e fuori l'aria, porto l'ombelico alla colonna. Vi ricordo che questo è solo l'inizio, ok? Ora ragazzi, proviamo ad inspirare completamente in 5 tempi e a buttare fuori l'aria in altri 5 tempi. Quindi vuol dire che dovete agire sul controllo dei tempi della respirazione, ma dobbiamo mantenere le braccia giù lunghe, premute verso il basso, il neutro nella schiena, l'ombelico alla colonna. Quando si butta fuori l'aria si approfondisce di più ma senza appiccicare la lombare a terra, quindi cerchiamo di mantenere la posizione neutra sia nella fase di inspirazione sia nella fase di espirazione. Proviamoci. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria 1, 2, 3, 4, 5, inspira e fuori, ancora, gabbia toracica in espansione, lasciala in espansione, fuori l'aria, appiccico sempre di più l'ombelico alla colonna, fuori, 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 fantastico. Ora portatemi un attimo le gambe a destra e a sinistra, potrebbe succedere che in una fase iniziale del lavoro della posizione neutra questo crei un po' di tensione nel tratto lombare perché attiviamo dei muscoli probabilmente molto, come si dice, che si affaticano facilmente e forse anche poco allenati. Quindi quando sentite la necessità fate questo movimento e subito sentite che sciogliete. Se invece il dolore aumenta o perdura, mi raccomando, sospendete. Ora abbiniamo alla respirazione, alla posizione neutra delle spalle, alla posizione neutra della schiena, la posizione di tavolino con le gambe, ovvero mi portate le ginocchia sopra la linea delle anche, attenzione che non è ginocchia al petto ma esattamente sopra la linea delle anche. Già qui dovreste sentire un'attività sull'area addominale, cerchiamo di tenere l'ombelico vicino alla colonna. Ribadisco che il lavoro non è ancora completo di pavimento pelvico e contrazione ascendente, ma andiamo per gradi, ok? Ora imprimete bene il centro della schiena, staccatemi le braccia da terra e con vigore muovete le braccia, 5 movimenti respiro e 5 movimenti butto fuori l'aria.
Attenzione che si tenderà a staccare il centro della schiena, si affaticherà un pochino anche la parte anteriore di cosce anche, ma il vostro primo obiettivo, il ritmo, eccetera, è mantenere il neutro nella schiena. Faremo così solo 5 respiri, quindi tutta l'energia che avete, tutta la concentrazione che avete per eseguire correttamente l'esercizio. Posizione a tavolino delle gambe, imprimo il centro della schiena, le braccia sono lunghe, l'ombelico è moderatamente alla colonna. Inspiriamo per 5 movimenti, vai, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, cerca di approfondire di più, inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, ultimo, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, stop. Mani sotto alle ginocchia, inspira, fuori l'aria, sollevati con la testa e con le spalle, approfondisci un po' l'addome, sali, appoggia i piedi a terra, fletti molto le ginocchia e abbraccia le ginocchia proprio interamente con le braccia, così. Inspiriamo, cerchiamo di raddrizzare bene la schiena, portando l'ombelico moderatamente alla colonna ed espandendo la gabbia toracica. Fuori l'aria, approfondisco e questa volta avvicina proprio l'ombelico ancora alla colonna, approfondendo e rendendo tonda la schiena. Si crea come una rotondità che non deve essere confusa con faccio una gobba, ma do alla schiena, dal sacro alla nuca, un'unica linea tonda, regolare, morbida. Inspiro su, espiro, approfondisco e arrotondo la schiena. Ancora. Inspiro, allungo e fuori l'aria. Dall'approfondimento creo la rotondità. Inspiro, cresco e fuori l'aria, arrotondo. Ancora uno. Inspiro, cresco e fuori l'aria, arrotondo. Ora riposiziona i piedi un po' più avanti e lascia le mani sotto alle ginocchia. Parti con la schiena diritta, però leggermente inclinata indietro, appena appena, petto aperto, inspira, espandendo la gabbia toracica. Nel fuori l'aria approfondisci bene l'addome, rendi tonda ancora la schiena, appoggiati sul sacro fino, praticamente scendete fino a che le braccia si distendono. Inspiriamo da fermi. E fuori l'aria di nuovo, ombelico alla colonna, approfondimento, ritorno e cresco con la schiena sulla verticale. Inspira, fuori l'aria, ombelico alla colonna, approfondimento, vado all'indietro, inspiro e fuori l'aria di nuovo, approfondimento e su. Ancora uno, inspiro, fuori l'aria, ombelico alla colonna, vai bene all'indietro, distendi la schiena, inspira e fuori l'aria, su. Fantastico, stacco le mani, proietto avanti le braccia, inspira, fuori l'aria, ombelico alla colonna, scendi fino alla puntina delle scapole, lì resta, inspira. Fuori l'aria di nuovo, approfondisci e quindi su fino alla verticale. Respira. Fuori l'aria, arrotonda, approfondisci, strizza pure i glutei in questa fase di discesa. Resta sulla punta delle scapole, le braccia proiettate in avanti. Inspira. Fuori l'aria, ombelico alla colonna, vengo su e questa volta vado in avanti come per toccare un punto lontanissimo in avanti. Inspiro. Fuori l'aria, di nuovo stringo i glutei, approfondisco ombelico alla colonna, scendo fino alla punta delle scapole, qui resta, inspira e fuori l'aria, di nuovo vengo su, mi allungo in avanti, inspiro e fuori l'aria, arrotondo e scendo. Questo esercizio al di là, a me non piace tanto farlo per rinforzare gli addominali, anche se in realtà un lavoro addominale c'è, quanto proprio per distendere la schiena e sentite proprio il piacere nella schiena,
e nell'allungamento. È semplicemente una preparazione del roll up, un esercizio classicissimo del Pilates che andremo a vedere più avanti insieme ovviamente a tanti altri esercizi. Ora ragazze, cerchiamo di fare un po' di focus sul nostro sia addome, sulla nostra stabilizzazione con one leg circles, preparando la gamba destra sulla verticale. Un attimo che vedo, non mi vedevo più, eccomi. Gamba destra sulla verticale, gamba sinistra flessa, piede a terra, braccia lunghe.